Per concludere, mi sono pentito di aver comprato il Fanatec Direct Drive DD1 compatibile PlayStation 4? No. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi voglio fare il punto dopo un anno di Fanatec Podium Direct Drive DD1. Perché tra qualche giorno e un anno che l'ho comprato e vorrei condividere con voi un attimino quella che è la situazione attuale per quanto riguarda il Direct Drive, ma non solo il Direct Drive. Parlando della periferica in sé, devo dire che è un gran Direct Drive, nel senso che restituisce bene quelle che sono le aspettative che uno ha di un Direct Drive. Non vado ad aprire la diatriba con quello è migliore di quello o quello conviene più di quello perché uno non mi interessa perché non ho i dati alla mano e non ho testato altri Direct Drive se non un altro solo, quindi non posso, sapete che a me piace confrontare le cose che ho testato con mano. Quindi sulla bontà del prodotto Direct Drive della Fanatec ho poco da dire perché l'ho già detto, per me è un gran volante, per me restituisce tantissimo e poi il fatto che abbia questa duttilità di poter essere, diciamo, migliorato tramite l'aggiornamento di firmware è un qualcosa di più che dà la speranza che un giorno avremo ancora più filtri, ancora più, diciamo, utility sul volante da farcelo godere ancora di più, cioè avere ancora migliori sensazioni, eccetera. Infatti nelle ultime versioni dei firmware Fanatec ha proposto proprio novità in termini di filtri, gradi di rotazione, eccetera. Quindi, ripeto, sulla bontà del prodotto non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ho già detto, che è un grandissimo prodotto. Plug and play, immediatezza, restituzione in termini di forza, che siano 17 Nm, devo dire la verità, ho avuto picchi da 22 con questo qua di D1, quindi per dirvi, il fatto che si possa utilizzare con più corone, eccetera, è una figata, ragazzi, cioè non ho altro da dire, è veramente una figata. Qualche difetto forse a livello diciamo strutturale probabilmente è il mozzo del quick release che alcuni lamentano sia troppo flessibile, soprattutto quando si mette l'universal hub che allunga ancora di qualche centimetro e quindi viene a far flettere diciamo questo perno e questo mozzo e io ho trovato la soluzione con uno Z-Ring e è anche vero che in questo senso qua per me Fanatec avrebbe dovuto integrare appunto su questo mozzo qua un qualcosa in ottone fatto diciamo in modo molto professionale, però il prodotto di base comunque funziona molto bene. Le corone compatibili sono fantastiche per quanto riguarda in generale di Fanatec, le conoscete, basta andare sul sito e poi a livello di qualità di materiale devo dire che sono fantastiche. La V2 è integrata con il cambio magnetico, quindi con multifunzionalità. Insomma, io ho parlato di queste cose qua, ragazzi. Basta andare a vedere anche il mio unboxing appunto del Fanatec e le varie live, eccetera. Cioè, si vede, si sente la qualità. Ovvio che l'Alcantara ha già preso una botta bruttissima perché insomma lo uso, si è un po' scurito, ma quello lo sappiamo che l'Alcantara funziona così anche con i guanti, il sudore, eccetera. Quindi, ma strutturalmente funziona molto bene. Il punto dolente non è il Direct Drive in se stesso, perché c'è un punto dolente. Il punto dolente per me è l'assistenza Fanatec, ragazzi. Mi dispiace dirlo così, perché a me criticare negativamente lo sapete che non mi piace, però mi piace essere trasparente con voi e dirvi la verità. Fanatec purtroppo ha dichiarato nel 2018 siamo in ascolto della comunità e dei nostri clienti, rinforzeremo il settore assistenza clienti. Per avere un post vendita più serio e con un seguito più professionale. Allora, io non dico che non ci sia un seguito professionale, però a me un'assistenza tecnica mi deve dare delle risposte chiare, definite, problema, soluzione. Se ho un problema, non ho la soluzione, mi devi dare un'alternativa e nel breve tempo possibile, nel miglior tempo possibile. Perché se tu mi dai una risposta approssimativa che non mi dà una soluzione a quello che è il mio problema, dopo che io ho speso quasi 2000 euro, e un po' mi girano le scatole, per essere gentile.
E quindi di conseguenza Fanatec in questo ultimo anno, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tante altre persone, perché non è che parlo solo per la mia esperienza personale, ma perché sono in contatto comunque delle persone che cercano aiuto anche da parte mia, e io nel limite delle mie possibilità e delle mie esperienze cerco di aiutare, e siamo parecchi ad avere similitudini di problematiche che Fanatec penso che ancora ad oggi non abbia idea di come fare per risolverle. Io lancio un prodotto, devo avere la conoscenza totale di quello che è il mio prodotto, non posso far uscire un prodotto in beta e farlo testare ai miei clienti. È questo che rimprovero a Fanatec. Non hai fatto le dovute prove? Ti sei lanciata nel mercato di direct drive e quindi stai scoprendo questo mondo? Hai voluto fronteggiare colossi come, vabbè, Granny Device o altri, quindi Simtube, che insomma l'hanno fatta sempre da padrona, come Leo Bodnar, eccetera, nel mondo del direct drive, proponendo un prodotto comunque abbordabile anche in termini di prezzo, abbordabile non da tutti, però insomma, e rispetto ad altri che con delle potenze di tutto rispetto, però ti lanci in un mercato in cui un minimo di assistenza me la devi dare. Perché se io ti spendo 1.500, 1.800, 2.000 euro e ho un problema, tu mi devi dare una risposta. E se non ce l'hai, mi dici, tornami il volante che te ne do un altro. Fanatec, purtroppo, per quanto mi riguarda, e tutti i contatti, e vi dico che sono più di 10, forse siamo arrivati a 30 contatti, che non sono pochi, che vuol dire che sono 30 volanti di Red Drive. Pensate il valore che vengono da me e mi dicono, Fabri, hai questo problema con il tuo podium, hai questo e quello che ti ha detto Fanatec. Io non recrimino a Fanatec che ci siano delle problematiche, lo ripeto, recrimino il fatto che secondo me l'assistenza, il post vendita non è all'altezza delle mie e di tanti aspettative. Cioè, non lo so ragazzi, non c'è questa risposta con il problema è quello, facciamo così, no, io ho avuto torno indietro, fa un downgrade del firmware con tutti i rischi. Vedremo quando ci stiamo lavorando, è un mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, e a un certo punto, poi un'altra cosa, e qua mi potrei dire, vabbè, questa è responsabilità tua, i driver in beta sono a tuo rischio e pericolo, ma tu li metti a disposizione, amico mio, con delle funzionalità pazzesche, mi stai invitando a testarlo, e poi se si brucia il motore sono cavoli miei, per non dire altro. Questa politica qua non è che mi è piaciuta tantissimo, ma vabbè, ok, ognuno si prende rischi. Mi dici di tornare indietro con il mio firmware e i problemi che c'avevo con quel firmware dopo 4-5 settimane tornano così. Quindi ti spiego il problema, mi ridice sempre le stesse cose e ti dico, ma le ho fatte queste prove, ho messo pure la terra sulla mia postazione quando tu certifichi che non ce n'è bisogno. Vabbè, lo mettiamo, ho messo pure la terra. E sono tornati questi problemi da soli. Adesso non vi so a specificare perché sono. Non importa, è il volante che si scollega e non funziona. E poi ho trovato io la soluzione, ragazzi. Non è che a uno gli dici smonta il mozzo, prendi i cavi perché forse sono troppo corti. I tentativi li devi fare tu a casa tua. Tu a me mi devi dare, questa è la soluzione. Io sì, mi puoi far fare tutte le prove come si fa in informatica, fai questo e quello, ma non è possibile che io ti ripropongo lo stesso problema che ho avuto un mese fa. E tu mi fai rifare le prove. Quando io ti specifico, guarda che tutto quello che mi hai fatto fare l'ho già fatto, non me lo fa ripetere, non mi scrivere di nuovo, perché a me girano le scatole, mi fai perdere tempo, ti faccio i video, le cose. Quindi secondo me Fanatec, il suo centro di assistenza tecnica è rimasta tale, ferma al 2018-2017. Non mi piace fare delle critiche, ragazzi, però è giusto dire le cose. Non c'è il seguito come bisogna, cioè non c'è il servizio post vendita, non c'è. E tu hai venduto un sacco di podium, e tu devi essere preparata, hai parlato di questo motore, eccetera, però i problemi tecnici, amico mio, amici miei, Fanatec, me li devi risolvere. C'è poco da fare, me li devi risolvere. Cioè, ce n'è uno, poverino, ragazzi, quanto per farvi capire, ho seguito la sua storia perché avevo lo stesso problema mio del V2. Che si scollegava, questo abita in Sudafrica, cioè solo la spedizione non so quanto gli costa, ragazzi. Questo qua si è inventato, cosa ha fatto? Ha smontato il volante, visto con l'assistenza tecnica, ha pulito, fatti i cavi.
mi pare che forse ha trovato la soluzione da solo. Cioè, mi dispiaceva tantissimo. Io sono Faraday, che dico, non funziona? Va bene, hai speso 2000 euro, non importa che ci perdo, ma pure per l'immagine, mandami il volante e pago tutto io, te ne mando un altro. Si fa così, ragazzi. Cioè, non è che ti mancano i soldi, eppure che ti mancano. Cioè, non. Ma anche sul forum ufficiale, tu, guarda, basta andare a vedere sul forum ufficiale se è masticato un po' l'inglese. Poi ci sono le risposte, ce n'è uno in particolare che si fa un sedere così per rispondere a tutti nel forum. Quindi si vede che sono tipo due o tre tecnici che hanno a che fare con migliaia di persone, perché oltretutto con il release dei beta driver hanno messo incluso anche le basi a doppia cinghia, la V2.5, la 2.0, tutti i CSL, quindi quando hanno problemi che hanno rilasciato dei beta driver o dei beta firmware, il problema si estende a tutte a tutti i volanti, quindi tutti che chiedono che fanno, quindi è difficile. Ragazzi, hanno lasciato l'ultima beta, se non sbaglio, l'hanno dovuta bloccare perché la gente non riusciva più ad aggiornare i propri podium. L'hanno bloccato benissimo, però vuol dire che cavolo, ma non provi prima, sai che ci sono queste problematiche. Adesso sicuramente qualcuno mi distruggerà dicendo, ma che vuoi, Fanatec? Io vi dico che per il momento parlo dell'assistenza, ragazzi, non parlo del podium o dei volanti o della qualità dei materiali, no, parlo dell'assistenza. Secondo me non sono all'altezza. C'è poco da dire, ragazzi, non seguono. Dice, vabbè, ma sono migliaia, ma tu prendi 10, 20 persone, li assumi, oh, cioè, se tu vendi, se la tua produzione aumenta, tu dietro devi seguire, il servizio assistenza clienti è fondamentale, cioè tu devi curare i tuoi clienti, non è che ti do 1500 e vattene a quel paese, non mi interessa quello che succede, ma stiamo scherzando. Eppure, ragazzi, ci credo ancora in questo marchio, vi dico la verità. È che sono deluso dal comparto dell'assistenza, e poverini si fanno un mazzo così, non è che non, dico che non lavorano, non seguono perché sono pochi, probabilmente, non lo so, e perché sono confrontati a delle problematiche che non si aspettavano, probabilmente non hanno fatto, il comparto tecnico non ha fatto il lavoro di fare tutti i test necessari prima di rilasciare il prodotto, non lo so. Però mettono le pezze a destra e a sinistra finché riescono a trovare, a fare, eccetera. Io comunque continuo a credere nel marchio Fanatec perché comunque è un'azienda che vede, è sempre sul pezzo. I Direct Drive e adesso. Adesso faranno uscire un altro podium. L'ho sentito da G-Comer, non lo nascondo, che dice che uscirà un altro podium Elite, una cosa che già non mi ricordo, quindi sarà sicuramente superiore, insomma, quello che è. Però mi fai uscire uno nuovo e non mi risolvi i miei problemi. Vabbè, comunque, sempre sul pezzo, sono sempre nell'innovazione, nella ricerca, e questo è qualcosa di buono, vuol dire che è un'azienda sana. Solo che oggi, io ad oggi, devo dire che gli manca la parte assistenza tecnica. Quindi non è che vi dico non dovete comprare Fanatec, comprate perché è roba buona, non è che non è roba buona. Però sul comparto assistenza, per quanto riguarda i direct drive, secondo me sono indietro rispetto la concorrenza, anche se un mio carissimo amico ha avuto problemi e anche lui si è lamentato tantissimo dell'assistenza tecnica dell'altra azienda. Vabbè, comunque, io volevo solo fare il punto e dire che Fanatec, malgrado sia un po' indietro con l'assistenza tecnica e il servizio clienti, offre comunque un prodotto che vale la pena comunque avere per chi ne avesse voglia, perché comunque è un prodotto che è costantemente in evoluzione, ottima qualità dei materiali, la resa è fighissima. Per concludere, mi sono pentito di aver comprato il Fanatec Direct Drive DD1 compatibile PlayStation 4? No, lo rifarei mille volte. Però Fanatec, ti prego, sveglia il reparto assistenza tecnica, formali, metti che altra gente, fai quello che vuoi, perché i clienti, se si stufano, ciao ciao. Allora ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, spero che questo video vi sia piaciuto. Trasparenza e onestà, come al solito, cerco di dirvi le cose come stanno dal mio punto di vista. Non esitate a lasciare un commento qui sotto, ditemi la vostra, cosa ne pensate, l'esperienza che avete con Fanatec o meno. Se ho detto cavolate, non esitate a segnalarmelo qui sotto, ne possiamo discutere come al solito. Pollice in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto. Ciao!